Multe e rimozioni, parcheggi selvaggi, mancanza di aree di sosta e di controlli rigorosi. La carenza di posti auto nella zona del centro storico di Salerno rappresenta un problema serio per i residenti che si ritrovano ogni giorno a fare i conti con la diffusione di parcheggi selvaggi e l'inciviltà degli automobilisti che mettono a repentaglio la vivibilità del quartiere. Esigenze diverse per commercianti e cittadini che per motivi diversi si recano nel centro storico. Di giorno e di sera, soprattutto per trovare un posto, è diventata un'impresa impossibile, rendendo la situazione in alcuni casi anche insostenibile. Seppur si tratti di una zona ad accesso limitato, non manca anche il traffico in alcune ore del giorno nei pressi ad esempio del convitto nazionale, dove i genitori degli alunni sono muniti di un permesso transitorio per circolare. La denuncia, ma anche una serie di proposte, arriva dal comitato del centro storico alto, che avanza all'amministrazione comunale di Salerno delle idee, come quella di dedicare alcuni spazi del trincerone esclusivamente ai residenti e tariffe agevolate per parcheggiare in Piazza della Libertà o Piazza Mendola, così come in Piazza della Concordia, di rivedere la politica di tariffazione dei parcheggi stradali. Allo stesso tempo, i cittadini attivi nel Comitato Centro Storico Alto chiedono di individuare altri spazi fruibili all'interno della parte antica della città per la sosta dei residenti, per migliorare la vivibilità del quartiere. Da parte del Comitato Centro Storico Alto abbiamo una piccola chat in cui facciamo comunicazione di servizio. Nelle ultime settimane l'argomento principale di questa chat sono stati i parcheggi, i controlli, le multe, eccetera, perché purtroppo non c'è probabilmente una visione di lungo periodo, un'ampia visione programmatica per risolvere alla radice questo problema. I problemi sono tanti: la mancanza dei parcheggi per i residenti, la mancanza di controlli per i transiti, che noi che viviamo quotidianamente il centro storico vediamo quotidianamente e sempre dalle stesse persone. Parcheggi selvaggi in alcune zone che non dovrebbero proprio essere adibite a tale, quale ad esempio lo spazio davanti al Tempio di Pomona. Insomma, sono tantissime le problematiche e vorremmo cercare di trovare una soluzione in concerto con gli addetti, con il comune, con i responsabili, quindi senza quel solito atteggiamento polemico, eccetera, ma vogliamo cercare una soluzione. È chiaro che le esigenze sono diverse, quelle dei residenti sono diverse da quelle dei commercianti sono diverse dagli avventori che la sera frequentano il centro storico. Esatto, vorremmo cercare di trovare un punto in comune, un punto che vada bene un po' per tutti. Innanzitutto gli abitanti del centro storico, molti abitanti hanno l'abitudine di parcheggiare sotto casa, dal nostro, perché anche io faccio parte di questi, anche se io non ho la macchina da tanto tempo perché ho fatto questa scelta proprio per evitare questo problema. Però diciamo che noi dobbiamo cercare di mentalizzare, insomma, di entrare nell'ordine di idee di poter parcheggiare un po' più lontano da casa, pur di fare, insomma, il bene comune, di migliorare la vivibilità di tutti. Il problema è che questo un po' lontano da casa non esiste, nel senso che non ci sono grandissime alternative. Questo è un primo punto, quindi c'è tanta gente disposta anche a farsi 100-200 metri a piedi la sera per tornare a casa quotidianamente, ma il problema è che questi spazi non ci sono, o perlomeno se ci sono non sono chiaramente adibiti soltanto ai residenti. Noi come comitato molti anni fa abbiamo fatto già delle proposte che ovviamente sono state totalmente inascoltate, ma nel senso che non abbiamo neanche avuto un riscontro, come a dire no, questa proposta non va bene, ci hanno proprio del tutto ignorati. Ovviamente sono proposte che nascono sempre da un confronto di esigenze varie. Una delle proposte era proprio quella di dedicare alcuni spazi come via De Renzi, parte del Trincerone, soprattutto una parte di Piazza della Libertà, cioè le zone limitrofe, esclusivamente ai residenti. Per cui faccio un esempio: sul Trincerone le persone che parcheggiano lì per fare la commissione di un'ora devono essere stimolate a parcheggiare a Piazza della Libertà in modo tale da lasciare quello spazio totalmente per i residenti. Questa è solo una delle idee, così come uno dei problemi che stiamo cercando di affrontare è quello di individuare degli spazi già esistenti e facilmente, tra virgolette, cioè con pochi interventi fruibili, all'interno del centro storico. Qualche spazietto c'è, per cui cercare di migliorare queste cose. E poi c'è un altro problema, ad esempio, velocissimo lo spiego, sotto il convitto, davanti al convitto la mattina ci sono molti genitori, i genitori hanno il permesso di entrare per accompagnare i figli. Questa è una cosa che ad esempio è una cattiva pratica, tra virgolette, nel senso che Piazza Plebiscito è a 50 metri dal convitto, per cui non capiamo per quale motivo è iniziata questa pratica di accompagnare i figli in auto fino davanti al cancello, anche se sono bimbi piccoli. Questa cosa crea tantissimi disagi al mattino, di questa cosa ne abbiamo parlato più volte.
In tanti paesi, in tante città, le ho visto anche io poco tempo fa con i miei occhi, fanno questo pedibus, questi bambinetti che si prendono per mano, seguiti da un assistente, che vanno a piedi anche a molta distanza da casa, si organizzano questi bimbi che vanno a piedi a scuola. Non vedo perché non si possa fare anche da noi, se questa scelta comporta uno snellimento del traffico del mattino nel centro storico.